con il direttore Paolo Borin parliamo di workshop organizzati in questi giorni sulla reputazione, l'importanza e come è nato questo percorso di formazione e di incontro. Sono stati tre incontri ad alto contenuto, incentrati su reputazione, internazionalizzazione ed innovazione, tre linee guida per lo sviluppo di questo paese. Reputazione facile a perdersi, difficile a recuperarsi, sulla quale si fondano gli affari, rispetto delle regole fondamentali, rispetto delle regole attrattivo e non respingente per gli investitori. San Marino da questo punto di vista ha fatto moltissimo, continua a fare in questo senso. E la strada segnata è sicuramente la strada giusta. Internazionalizzazione ed innovazione sono un must per questo paese, un obbligo. Il limitato territorio impone queste due regole per essere presenti sul mercato. San Marino come polo di attrazione e anche di sviluppo per cervelli, brevetti, marchi, idee, più che per attività manuale ad occupazione di territorio, peraltro nobilissima e rispettabilissima. Queste sono le chiavi di sviluppo sulle quali il sistema bancario e la Cassa di Risparmio che rappresento in particolare sono molto sensibili. Le nuove iniziative, le start-up, le nuove idee di impresa ci vedono sempre pronti al sostegno e pronti a fare la nostra parte, non solo con i finanziamenti tradizionali, ma anche con il private equity, ovviamente di fronte ad imprese meritevoli, che ci fa ad iniziative e a progetti meritevoli, che ci fa diventare soci di queste aziende.